Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Sarò molto breve e ripercorreremo insieme le tappe che hanno condotto alla dipartita, seppure politica, di un premier democraticamente eletto, verso il quale personalmente non ho nessuna particolare simpatia. Io però nutro una profonda simpatia per i fatti e detesto la propaganda. Siamo a novembre 2011, in Italia il governo c'è Silvio Berlusconi e lo spread, di cui fino ad allora quasi nessuno aveva sentito parlare, dopo essere salito nelle settimane precedenti, raggiunge il suo top storico il 9 novembre, quando tocca la cifra di 552 punti base, dopo aver toccato anche 574. La stampa internazionale all'unisono attribuisce l'impennata dello spread alla scarsissima credibilità internazionale di Silvio Berlusconi, che a casa sua dà festini con escort, pare anche ai minorenni, frequenta Putin, quel faccione, fa pupù alla Merkel e altre cose un po' che lasciano a desiderare. La stampa internazionale attacca all'unisono Silvio Berlusconi. L'attacco in realtà era partito molto prima ed era culminato sul Times di Londra, dove Berlusconi venne definito clown e buffone sciovinista. Addirittura finì anche sul Time, dove nell'Italia venne definita berlusconista. Il Sole 24 Ore, il giorno prima delle dimissioni di Berlusconi, pubblica un titolo che resterà nella storia: fate presto a cacciare Berlusconi, si intende. Ripercorriamo un attimo le tappe che hanno portato appunto a questa dipartita politica. Il 5 agosto del 2011 il governo italiano riceve la lettera della BCE che contiene alcune manovre che vanno assolutamente e urgentemente effettuate, manovre che mi permetto di definire pinoscettiane. Berlusconi e Tremonti provano ad attuarne qualcuna, il loro consenso crolla irrimediabilmente. A quel punto Berlusconi ha due vie: o si suicida politicamente o si dimette. Naturalmente si dimette, si direbbe per il bene del paese, siccome, come vi dicevo, amo la verità, a mio avviso lo fa anche per difendere quelli che sono i propri interessi. Infatti il titolo Mediaset il giorno precedente subisce uno scossone terrificante in borsa, perde il 12% in poche ore e viene chiuso al ribasso a metà seduta. Insomma, l'Italia era sull'orlo della bancarotta, Berlusconi con i suoi comportamenti l'aveva ridotta in uno stato quasi da terzo mondo. Il 9 novembre l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nomina senatore a vita Mario Monti, il quale il 16 novembre presta giuramento come Presidente del Consiglio. La stampa italiana accoglie l'avvento di Monti come quello di un dio sceso in terra, venuto appositamente per salvare il paese dalla bancarotta ormai alle soglie. L'Unità titola La Liberazione, un giornale fondato da Gramsci che gode della dismissione antidemocratica di un premier comunque democraticamente eletto, per quanto possa essere antipatico. Poi però, perdonatemi la battuta, la giustizia divina fa il suo corso, perché Berlusconi paradossalmente è ancora lì, l'Unità non c'è più, è fallita. Ti confesso che io ho anche un sogno erotico ricorrente: Berlusconi che compra l'Unità, però mi sembrerebbe troppo. In ogni caso, Super Mario Monti comincia la sua manovra di risanamento, fatta di tagli, tasse, imposte e sacrifici che gli italiani devono assolutamente sopportare per evitare la catastrofe, il terzo mondo ad un passo, come vi dicevo, indimenticabili. Perdonate un passaggio, questo è curioso: Monti ottiene la fiducia di tutto il Parlamento tranne di una piccolissima all'epoca forza politica che è la Lega, contraria in toto. Indimenticabile, vi dicevo, il pianto di Elsa Fornero, del ministro Elsa Fornero, all'annuncio della sua riforma delle pensioni, una riforma che porta il suo nome, una riforma lacrime e sangue. Lei ci ha messo le lacrime, noi il sangue. Mario Monti, sulla stampa internazionale, viene definito, l'Economist scrive, la sua opera è stata impressionante, in tre mesi ha salvato l'Italia dalla catastrofe. Lo ritraggono in toga, mentre Sal porta solo una colonna sulla quale oscilla pericolosamente l'Italia. Insomma, Mario Monti ha svolto alla perfezione il suo compito, ha salvato il paese. Evitato il tracollo, ora la crescita. Mario Monti, l'Italia ripartirà nel 2013. Perfetto. Fin qui abbiamo visto quella che è la narrazione riportata dai media nazionali ed internazionali. Ora proviamo a vedere qualche numero che magari
e ci racconta qualcosa in più. Mario Monti ha detto che l'Italia sarebbe ripartita nel 2012, nel 2013, e la stampa internazionale ci ha raccontato che lui l'ha salvata dalla catastrofe. La prima freccia che vedete è il punto in cui Mario Monti diventa Presidente del Consiglio, la seconda è quando lui lascia l'Italia. Come si vede, nel 2008 il crack Lehman Brothers ha devastato le principali economie mondiali, ma seppure con più fatica rispetto alle altre, l'Italia stava risalendo la china, fino appunto ad agosto, quando arrivano le letterine della BCE, alle quali Berlusconi inizialmente risponde: non vi preoccupate, Mario, Jean-Claude, noi abbiamo sempre onorato i nostri impegni, poi però c'era da fare macelleria sociale, e come dice una persona a cui tengo molto, che fra poco arriverà, gli schizzi di sangue su un grembiulino rosso si notano meno. Mario Monti, in sostanza, come vedete, ha salvato il paese, si vede, no? Buttiamo giù due numeri. L'Italia, quando Mario Monti sale, diventa premier, a novembre 2011 ha una disoccupazione che si attesta intorno all'8,6%. Sono dati Istat, non sono miei. Quando Mario Monti ci riconsegna il paese, la disoccupazione è al 12%. La disoccupazione giovanile, quando Mario Monti diventa Presidente del Consiglio, è al 30,1%. Mario Monti ce la riconsegna alla soglia del 40%. Il rapporto debito-PIL passa dal 116% al 130,1%. Il tasso di crescita del PIL passa dal misero più 0,4% ad un meno 2,4%. Salvataggio in piena regola, no? Ovviamente sono sempre dati Istat. La domanda nasce spontanea. Ma che è successo? È successo che le politiche imposte da Monti hanno distrutto la domanda interna, perché l'unico modo per riequilibrare la bilancia commerciale italiana, squilibrata proprio dall'euro, è fare in modo che gli italiani la smettano di acquistare prodotti tedeschi. Siccome l'euro rende convenienti i prodotti tedeschi, gli italiani si ne comprano parecchi e la bilancia commerciale si squilibra, come dicevo. L'unico modo, restando nell'euro, per riequilibrare la bilancia commerciale e fare in modo che gli italiani non acquistino proprio niente. E questa è una dichiarazione che Mario Monti rilascia in un'intervista alla CNN. Stiamo distruggendo la domanda interna. Non c'è un solo media italiano che ha riportato questa dichiarazione. Per quanto riguarda il fatto che l'Italia era sulla soglia della catastrofe, al punto da non potersi permettere di pagare nemmeno gli stipendi e le pensioni, questa è una delle più grosse fake news che circola da almeno 7 anni. Lo dico io, lo dice Zanni, no. Lo dice l'Unione Europea nel suo Fiscal Sustainability Report del 2012. In questo grafico l'indicatore S0 ci mostra come l'Italia non aveva alcun problema di solvibilità a breve termine, e il grafico successivo ci mostra che nel lungo periodo eravamo l'unico paese sotto la soglia di guardia. La realtà è che il Premier Monti non è stato nominato per salvare il paese, ma per salvare qualcos'altro. E le notizie poi, molto dopo, escono. Infatti questa chart del Sole 24 Ore ci mostra perfettamente quello che è successo. E cioè che quando le banche francesi e tedesche si sono accorte che la Grecia non avrebbe mai potuto restituire loro il denaro che incautamente le avevano prestato, c'è stato un colossale trasferimento di crediti dal bilancio delle banche a quello degli stati. In particolare, uno, chi ha pagato il conto? Ovviamente noi, italiani, che avevamo un risparmio privato elevatissimo, e il senatore oggi Monti è venuto a prelevarcene un pochino per appianare i debiti delle banche francesi e tedesche. A questo punto però alle vittime della narrazione resta una sola cartuccia un po' spuntata da sparare, che è quella dello spread. Molti mi dicono: perdonami Alessandro, ok, magari è come dici tu, però che la nomina di Monti abbia fatto scendere lo spread è un dato inequivocabile, quindi abbiamo risparmiato un sacco di interessi sul debito. Aiutiamoci con il grafico. Come si vede, lo spread comincia a salire a luglio, raggiunge il top storico il 9 novembre, giorno in cui Mario Monti è nominato senatore a vita. Non appena Monti viene nominato Presidente del Consiglio, si vede che nel 2012 effettivamente lo spread scende
fino a 278. Quindi effettivamente è innegabile, verrebbe da dire, non appena c'è Mario Monti con la sua credibilità internazionale anziché Berlusconi, lo spread subito scende. Eppure, spostando l'occhio un po' alla destra del grafico, si vede che il 24 luglio lo spread è di nuovo a 537. Ma non c'è lo zuzzurellone Berlusconi al governo, c'è l'uomo in lode, l'uomo impeccabile. E quindi cos'è successo? Se lo spread dipende dalla credibilità internazionale del Premier, sarà successo qualcosa, evidentemente hanno intercettato un SMS di Mario Monti, non so, la Merkel faceva battutine, qualcosa del genere. Forse è successo qualcos'altro, forse lo spread non c'entra assolutamente niente con la credibilità internazionale, e questo grafico successivo, in cui ho messo degli appunti, ci aiuterà a chiarire cosa è successo. Lo spread scende la prima volta quando la BCE comincia ad acquistare titoli di Stato, scende dal top storico quando inizia l'operazione LTRO, e scende definitivamente e gratuitamente con tre parole di Mario Draghi, whatever it takes. La cosa allucinante di tutto questo è che la narrazione sul fatto che Monti abbia salvato il paese perdura da 7 anni. Ho fatto una ricerchina brevissima perché non avevo tempo, l'ho fatta solo su Twitter, ho preso 4-5 tweet al volo di persone che scrivono: nel 2011 siamo arrivati sull'orlo del baratro e Mario Monti ci ha salvato, maggio 2018. Monti ci ha salvato il sedere, scusatemi, maggio 2018. Monti ci ha salvato dal default, Monti ha salvato l'Italia, Monti ha salvato l'Italia, Monti ha salvato l'Italia in extremis. Dopo 7 anni gira ancora questa barzelletta, perché a tutti gli effetti è una barzelletta. Voglio concludervi brevemente con una carrellata di titoli di un giornale. Si tratta di un anno di titoli che vanno dal giorno in cui l'Italia esce dall'Unione Monetaria, lo SME, il bisignano dell'euro, e quindi svaluta, e quindi tutte le cavallette, i drammi, l'inflazione al 250%, e tutto quello che ci propagano, e lo stesso giornale un anno dopo. Il giornale che ho scelto, questo lavoro l'avevamo già fatto in passato, lo potete trovare sui social, con il Corriere della Repubblica, questa volta volevo andare più a sinistra, l'ho preso l'Unità. La lira vale il 7% in meno, la stangata sarà ancora più dura. Questo è il 14 settembre 1992. Italia alle corde, lira svalutata. Avete accusa, così non si risolve nulla. Trentin è una sconfitta, il posto nei prezzi. E nei negozi temono rincari a raffica. Sotto l'incubo dell'inflazione, Jacques Delors accusa il degrado di questa Italia. Tiene la lira, inflazione in agguato, nel frattempo i mesi scorrono. Manovra ad alto rischio inflazione, pagheranno salari e pensioni, subito tagli alla sanità. Lira svalutata e sfiduciata, crollo sul marco. L'ottimismo contagia lira e borsa. Ripresa in arrivo? Vera, drogata o solo sognata? Fondo monetario, nuovi sviluppi sul caso Italia. Ripresa dietro l'angolo? Ciampi, l'economia migliora. Qui è passato quasi un anno dalla terribile svalutazione e invece qui è passato un anno esatto. Lira, come bello, fluttuare. Chiudo con una slide che dedico al mio personaggio preferito, Mario Monti, che il 16 luglio 92, 2 mesi prima della rottura dello SME, svalutare la lira? Una follia, dichiara il Corriere della Sera. Un anno dopo la svalutazione terribile, 12 settembre 93, la svalutazione ci ha fatto bene. Grazie per l'attenzione.